Quando andremo fora, fora della Valsugana. Quando andremo fora, fora della Valsugana. Quando la storia ci appartiene e di lì riconosci una strada, un cielo, un tempo che scorre, le cose e i volti, non c'è storia più antica, più vera della memoria. Sarajevo, una città dell'Europa morta due volte, il 28 giugno 1914. Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini. Sul succorrente è l'ora di partire, che trasportavano migliaia degli alpini. Correte, è l'ora di partire. Dopo tre giorni di strada ferrata ed altri due di lungo cammino, siamo arrivati sul Monte Camino. A ciel sereno ci tocca riposar. Siamo arrivati sul Monte Camino. Sereno ci tocca riposar. Se avete fame, guardate lontano. Se avete sete, la tazza alla mano. Se avete sete, la tazza alla mano.
ci sarà. Lisa, il cuore non batte come vuole, non si è più se stessi, sì e no, esseri umani. Al massimo automi ben funzionanti che fanno tutto senza riflettere. Il continuo bombardamento di formule patriottiche, il confuso miscuglio di generosità ed egoismo ha offuscato le menti. Sulla spiaggia i bambini giocano alla guerra, le femminucce alle infermiere, i maschietti fanno i feriti, le donne hanno smesso di truccarsi, indossare l'uniforme è una moda. Oh Dio, se solo si potesse tornare esseri umani. La lunghezza totale delle trincee scavate è stata di 40 lomba. Dalla sconfitta subita a Caporetto nell'ottobre 1917. L'esercito italiano dovette ritirarsi. Interi reggimenti attraversarono i paesi, alcuni allo sbaraglio, altri più ordinati. Scrive Don Battista Facci, una cozzaglia di uomini senza ordini né direzioni, con automobili, camion, trattrici, carrette, carriole, che va in fretta come una valanga inesorabile. Chi getta lo zaino, chi una coperta, chi il fucile, munizioni e bombe dappertutto. La popolazione dei monti si carica di angoscia e timore. L'imminente calata dell'esercito nemico terrorizza. Esso è composto da uomini malvestiti, stanchi, affamati e porta con sé un consistente numero di donne bavaresi ed ungare che servono a soddisfare le esigenze dei soldati.
vennero posti sotto sequestro dagli austriaci la gran parte degli animali domestici e degli attrezzi da lavoro, oltre ai viveri, le materie prime come cereali e grassi, la lana, il cotone, la seta, il fieno, le biciclette. Vengono persino requisite le campane per fonderle e ricavarne bronzo. Le gendarmerie facevano irruzione nei paesi e nelle case, sequestrando persone apparentemente abili al lavoro, ragazze e fanciulli. Visnadello. Essi sì vanno incontro alla morte, ma com'è diversa da quella che colpisce l'uomo nella sua casa dopo lunga vita, per legge naturale. La loro vita invece è troncata, ma qualche cosa di loro rimane per secoli, l'opera da loro compiuta, che la morte non può distruggere e che affida ai loro nomi all'immortalità. Alla fine lo straniero non passò. I rossi abitano. I battaglioni erano composti da soldati provenienti da tutte le regioni d'Italia e fra questi ci fu anche Giuseppe Ungaretti, che alla guerra dedicò diverse poesie come San Martino del Carso. Di fronte a un villaggio semidistrutto, il poeta richiama alla memoria le figure dei compagni, amici, morti combattendo. Di quelle case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Per le reclute l'impatto con la guerra fu devastante e dopo un mese solo il 40% riusciva a sopravvivere. Questo anche per l'incapacità di difendersi all'interno delle trincee. L'uso della baionetta era sbagliato, meglio la pala che permetteva di colpire più volte. La cerata porta munizioni, se pioveva, si usava al posto della mantellina e la carta al posto delle calze, se non c'erano quelle di lana. Abbiamo del gran danno, dei grandi guasti alle armi. Se facciamo un altro combattimento, finite queste, restiamo del tutto senza. E questo non è niente in confronto dei tanti morti. Per guadagnare 4 pietre e 4 posti. Ma se non finisce questa cosa, si diventa matti con il lavoro che si fa a tribolare. Si va fuori del tutto con la testa. Mangiare poco è male. Pane pieno di muffa. La carne congelata naturalmente, lasciar mangiare i soldati come le bestie, pane fatto di farina e segatura, in modo
che viene duro come se fosse del cemento. Siamo sani per miracolo. Sì, magri, senza far la barba. Sporti come le bestie. Altro che i giornali parlano, i soldati del fronte stanno che stanno bene, mangiano, bevono. Vorrei far trovare un giorno o due ai signori d'Italia che ridono al caffè. Vittoria dei soldati italiani. Se provassero, se vedessero un minuto solo le cose che toccano i poveri soldati, scapperebbero sotto terra. Mario, aspetta, Mario. Ugo, se che? Lascia un che, guarda. Bravo, pensa, Ugo. Pensa. Ok. Guarda, Mario, ho una lettera per te. La vengo da te, figlio. La vengo. Catascrive, speriamo che sia bella in unità. Bravo, Ugo. Tomo, Mario. Lesi. Tomo. Ciao, Ines. Guarda, su che Ines, guarda. Guarda Ines che adesso ha dato una roba anche a te. Sì. Ha una lettera, ma anche Dio, a te, le tue figlie. Ma Dio, caro. Sta mia siga. Sta mia siga. Dai. Sta mia siga su letto. Prima, aspetta, leggerlo. Sì, sì, dammela. Mamma mia, grazie, ma Dio. Ciao Rosa! Ma ciao Ugo! Stai bene? Ma sei tutto bene? Sì, i pizzetti sta lì bene? Ma sì, sì! Ben gammato! Lascio che le due ore andare avanti. Tiro avanti! Tomo, perché è una lettera a tuo amore? Sì, dopo? Sì! Tomo! Fammi vedere, va! Arvedas Rosa! Arvedas, grazie, ne? Ti aspetti, ne? Grazie, ciao! Ciao, ciao! Ciao Ugo! Arvedas! Ciao, grazie! In genere... I diari, le memorie, le poesie sono state scritte dagli ufficiali, ma è nelle lettere spesso sgrammaticate e scritte di getto dal soldato nelle pause dei combattimenti che troviamo tutta la realtà della guerra. Circa 4 miliardi di pagine tra lettere mai spedite e diari di guerra. Molti cercavano di sfogare l'angoscia sulla carta, mentre attendevano l'attacco. Cara moglie, tutte le notti mi sveglio e non mi sembra vero di essere qua. Mi sogno sempre che sono in mezzo a voi e alle mie care bambine. In quanto poi a stare male, più peggio di così non potevo capitare, neanche per il mangiare, come per il dormire.
e ora ti ho da dire che sono 15 o 16 giorni che non ci siamo ancora spogliati, senza coperta, soltanto con la mantellina, e si dorme per terra con un freddo. Per fortuna adesso ormai ci siamo abituati, poi si sdraiamo uno accanto all'altro per stare più caldi. Cara moglie, ti penso sempre. In questa logorante guerra di nervi, la virtù dei forti, di quelli destinati a sopravvivere, è la rassegnazione. Così è proprio il soldato contadino che, grazie alla sua semplicità, si rivela più adattabile. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un albino che sta a vegliare. Immaginatevi che grande tormento per un albino che sta a vegliare. Caro padre, sto di buon animo, se non di buon umore. In mezzo a tanta rovina e a tanta catastrofe e tanta strage, non c'è palmo di terreno che non sia stato sconvolto dalla rabbia e dal furore dell'artiglieria. Dappertutto potresti vedere reticolati, sconvolti e scossati, fucili rotti, tombe rotte, dove le recenti piogge hanno scoperto sinistri cadaveri che ritengono ancora in faccia chi l'espressione dello spavento, anzi del terrore, chi l'espressione della pace e della rassegnazione. Il primo giorno ne sono stato così impressionato che quasi ho stentato a prendere un boccone. Ma poi mi sono fatto forza e mi sono adattato alla necessità del cambio. Dai un bacio alla mamma e vostro Luigi. A mezzanotte arriva il cambio. Con la mia pelle.
nella passata avanzata ho visto tutto ciò che mi restava da vedere della guerra. Un bombardamento che incretinì il nemico e per poco anche noi altri. Un attacco che parve un colpo di fulmine. Centinaia di nemici atterriti, sporchi di terra fin sugli occhi, tanto stavano appiattati sottoterra durante il bombardamento, pazzi di terrore. Allora, pazzi di terrore che buttavano armi, ci porgevano la mano gridando di essere serbi o rumeni, mettendo coccarde tricolori che parevano in tasca. Tutto questo mentre le artiglierie facevano un baccano che non ti so dire. I feriti urlavano e il sangue scorreva ovunque. Cara mamma, vi prego, non piangete, perché io vado a me. Quando andremo fora, fora della Valsugana. Quando andremo fora, fora della Valsugana. No.
davanti alle cause della nostra rovina, lasciamo andare. Chissà quelle mucche gravide, quegli acquosi pancioni di ministri,